nata. Non te conosco male sta pineta che sta terra pugnalata. Non sa ricordete sto piezzecilla, a più bella stella mezza stella, quasi vicina a Napoli, si caruta. Mamma, oh mamma, 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 oh mamma, mamma Africa. Mario Schiavone a Campobasso con A tempo perso suonavo ogni giorno, di una biografia di Franco Del Prete, la storia di un batterista fuori dal tempo, 50 anni di carriera, tu l'hai seguito fino alla sua scomparsa. È stata un'esperienza fuori dal comune, quando si è scrittori non capita sempre di cimentarsi con la biografia, ma la vita di Franco è come un romanzo e scrivere questa biografia è stato davvero molto formativo sul piano personale ma anche sul piano umano, una scoperta continua di un uomo, di un mondo, quello musicale, il Napoletan Power e di tutte le persone che ruotavano attorno alle canzoni di Franco e alle storie che Franco raccontava. Un personaggio picaresco che ha attraversato un po' tutta la storia della musica italiana e napoletana, dagli anni del beat e del rhythm and blues con gli showman fino al jazz progressive di Napoli Centrale per poi finire nella grande musica degli anni Ottanta, dove ha collaborato con grandi artisti come Gino Paoli, Grananiello ed altri. Franco è stato un grande uomo, anche un grande musicista, ma soprattutto diceva sempre: voglio raccontare la mia storia, raccontare le persone che mi hanno formato, le persone che ho incontrato e penso di meritarmelo dopo 50 anni di carriera una storia, non perché sono stato famoso con gli showman, perché sono stato a Sanremo, perché ho vinto il Cantagiro, solo perché voglio lasciare un segno di quello che ho combinato nella mia vita. In fondo, come diceva lui, tutto accadeva perdendo del tempo. Perdere tempo per un batterista è grave, ma lui diceva: perdiamo tempo perché non siamo in grado di farcela come musicisti, e invece poi ce l'aveva fatta davvero e di questo era molto felice, insomma. James Senese è stata un po' la sua guida spirituale, possiamo definirla così? Sì, con James fin da giovane erano prima amici e poi colleghi, hanno suonato assieme, composto canzoni, arrangiato brani musicali, si sono tenuti compagnia a lungo, si volevano molto bene e c'è una stima infinita, emerge dalle pagine del libro, dalle storie che Franco mi ha raccontato. Sassolini, Monica Matticoli, Carmine Torchia. È appena finito lo spettacolo dedicato a Dino Campana e siamo ancora tutti quanti carichi di emozioni. A me è sembrato di vederlo davvero mentre scende dal Monte Falterona e si mette laggiù in un angolo e vi ascolta. Uno spettacolo intensissimo. Allora cominciamo a capire da dove è nata l'idea, perché Dino Campana è un personaggio singolare nella poesia italiana, una figura controversa. Questa domanda la devi fare a Monica, perché Monica, da Monica parte tutto, cioè tutto quello che facciamo, e quindi le idee e i concept nascono tutti dalla mente. Diciamo, e allora chiediamo a Monica da dove nasce l'idea di mettere insieme Dino Campana con la musica. I canti orfici sono dedicati proprio ad Orfeo, nascono da lì, da questo mito classico che scende giù nell'Ade e per ritornare su suona la lira.
Sì, diciamo che il concept ci è stato commissionato, è nato proprio su commissione, è stata una richiesta da parte di Giordano San Giorgi dei Materiali Musicali, che era l'editore del nostro precedente disco Del Mare alla Distanza, cioè di Miro con testi miei, e avevano organizzato una maratona musicale in onore di Dino Campana nell'estate fiorentina del 2018, e aveva chiesto a me e a Miro di realizzare una mezz'ora in cui ci fosse Dino Campana, o comunque una rilettura di Dino Campana, qualcosa, insomma qualcosa di legato a Dino Campana, perché c'erano diversi artisti che si esibivano in questa lunga maratona. E quindi noi chiedemmo a Carmine di aiutarci dal punto di vista compositivo. Quindi Carmine, io ho scelto i testi facendomi suggestionare dalle immagini del mare, quindi ho cercato di individuare l'elemento dell'acqua, l'elemento dell'amore, l'elemento della città, quindi una sorta di geografia immaginaria, ma ho scelto i testi soprattutto in funzione della cantabilità, perché se è vero che Dino Campana è un poeta estremamente musicale, è anche vero che alcuni testi sono come dire più musicali. Conoscendo la voce di Miro, ho immaginato che cosa potesse farci sopra. Ecco, è stato un po' un lavoro proprio sulle immagini non soltanto del poeta, ma anche immagini sonore che mi provenivano da lui. Quindi ho fatto questa prima parte in cui ho scelto i testi, dopodiché li ho sottoposti a loro, e Carmine ha creato la musica e ha creato la prima bozza musicale, melodica anzi, dei cantati. Dopodiché li ha passati a Miro, e Miro ha rielaborato, riarrangiato vocalmente il lavoro di Carmine, quindi facendo sostanzialmente un lavoro a tre, cioè io ho scelto solo i testi, Dino Campana, Carmine e Miro. Quindi ecco, questo è il... Ecco Carmine, nella scelta dei tuoi arrangiamenti noi ti abbiamo seguito, abbiamo apprezzato molto questa scelta minimalista. In certi tratti a me almeno ha ricordato alcune cose di Daniel Lanois o un certo tipo di musica minimalista alla Brianino. Ecco, queste sono le mie impressioni, però che scelte hai fatto e come ti sei orientato? Beh, questi personaggi che hai citato non possono che farci piacere, no? Perché poi... E noi siamo la risultante di quello che poi abbiamo ascoltato, di quello che abbiamo suonato e scritto durante gli anni. Diciamo che io arrivo proprio da un'area ben particolare della musica, che è quella proprio legata alla musica progressiva, alla psichedelia. E quindi ecco, siccome era un po' di tempo che avevo fatto pure dei lavori precedenti mettendo in musica dei poeti, avevo, diciamo, già una strada che avevo già battuto. Poi ovviamente le poesie di Dino Campana, come dice bene Monica, hanno proprio questa musicalità molto particolare, quindi il rintracciare proprio certe melodie è venuto proprio naturalmente, con questi suoni che comunque arrivano dal mio passato, a quanto pare hanno convinto i miei compagni di Ventura, e quindi è uscito questo concept così. Il cielo limpido all'orizzonte carico, verdetto l'alba sempre dopo la borrasca nitido, il quadro bianco là, la sua lanterna illumina. Take a look.